Dopo giorni di ricerche, i vigili del fuoco nel pomeriggio del 24 ottobre hanno trovato e recuperato dalle acque del fiume Tevere il cadavere della 46enne scomparsa da Deruta. Di lei si erano perse le tracce da sabato 15 ottobre. I vigili del fuoco, volontari, specialisti e sommozzatori nei giorni scorsi avevano setacciato tutta l'area che costeggia il fiume Tevere. Ricerche nella zona di Fanciullata, lungo il ponte del Tevere, dove era stata trovata la sua auto parcheggiata con gli sportelli aperti. Anche un elicottero dei vigili del fuoco si era alzato in volo. Le ricerche sono state particolarmente difficili perché il fiume era pieno di sterpaglie ed è stato difficile operare. Nei giorni scorsi era stata trovata anche la sua giacca lungo gli argini del fiume. A dare l'allarme era stato il marito nella serata di sabato tra le 22 e le 23. L'uomo aveva avvertito i carabinieri spiegando che la moglie non aveva fatto ritorno a casa. Sul posto, unitamente al personale dei vigili del fuoco, c'era anche personale dell'arma della compagnia di Toti. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità del corpo ritrovato.